Ma hai veramente bisogno di un mentore che ti segua e ti insegni esattamente come creare il tuo primo business online di successo e come scalarlo a livello globale? Sono Stefano Montana ed in questo video andrò a spiegarti esattamente perché hai bisogno di qualcuno di competente che ti insegni un business vero, quindi di un mentore che ti segua passo dopo passo. E benvenuti gladiatori in questo nuovo video. Stefano Montana qui per voi, oggi con un video veramente importante sulla mentorship, ovvero su chi bisogna scegliere e perché bisogna scegliere qualcuno per quanto riguarda la formazione tua personale ed in particolare nel mondo del business online, e-commerce, social media marketing e tutti i grandi ambiti che andremo ad esplorare insieme. Prima di tutto però metti un bel mi piace qui sotto questo video e attiva la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornato e aggiornata sui prossimi video che usciranno. Detto questo ragazzi, partiamo subito. Perché avere un mentore? Perché imparare? Perché imparare da qualcuno che già quelle cose le ha fatte? Prima di tutto ragazzi, abbastanza scontato il fatto che ovviamente dovete imparare. Se tu vuoi imparare a vendere online dei prodotti fisici, digitali, vuoi imparare ad utilizzare il social media marketing, quindi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, tutti i vari social media, allora hai bisogno assolutamente di un mentore che sappia come fare quelle cose, ok? Prima di tutto le deve saper fare. Come andiamo a selezionare un mentore, quindi una persona che ci possa insegnare veramente qualcosa, con la stessa strategia che utilizzo io personalmente da anni. Da quando ho iniziato a studiare dagli americani, ovviamente il dropshipping, in quanto ai tempi ragazzi, circa 4-5 anni fa, il dropshipping esisteva solo in America, in Italia è arrivato da poco. In generale, tuttavia, posso dire che questa esperienza che ho maturato nel corso degli anni, non solo per quanto riguarda la selezione dei mentors, quindi come selezionare un mentore, come capire se sta veramente di quello che si sta trattando, che sia dropshipping, social media marketing, e-commerce, qualsiasi altra materia, come riesci a capire esattamente se quella persona ti sta, tra virgolette, truffando oppure è veramente competente? Allora, ragazzi, una delle tecniche che utilizzo io comunque dall'esperienza è prima di tutto vedere. Cioè cercare, studiare quella persona, vedere cosa fa, cosa ha fatto nel corso degli anni, se veramente ha un social proof e soprattutto se ha magari video contro, ragazzi, perché per esempio in America, vabbè, anche in Italia ci sono video che vengono fatti da ex studenti o da altre persone che, tra virgolette, infangano quel guru, quel mentor, cose del genere, tuttavia. Cioè, succede se qualcuno ha veramente fatto qualcosa di male. Non succede mai ai guru, ai mentors che hanno veramente ottenuto dei risultati, che sia per esempio con il dropshipping, con l'e-commerce, con Shopify. Non succede mai questo, ragazzi. Succede solamente a chi diciamo che esponenzialmente fa crescere il suo social proof oppure i suoi risultati, li gonfia, ok? Per vendere semplicemente corsi. Ora, questo è un aspetto fondamentale, ragazzi, che con il tempo lo percepiamo, si percepisce. Se tu magari vedi una persona così al volo e ti fai comunque prendere dalle sue parole, però non vai a studiare a fondo quella persona, non sai cosa fa, non sai cosa ha fatto, in generale non lo conosci così bene, vuol dire che e poi magari compri un suo corso e fa schifo o non è come pensavi, molto probabilmente è perché hai agito d'istinto, ovvero hai comprato attraverso le emozioni, che comunque ragazzi questo è uno dei più grandi metodi per vendere, ovvero fare leva sulle emozioni. Si può fare tranquillamente anche non solo per i prodotti digitali come possono essere videocorsi, ma in generale anche per i prodotti fisici, infatti io questo lo insegno nei miei programmi avanzati. Comunque, tornando a noi, il mentore che comunque crea tutta la giostra, crea tutta questa social proof pompata, comunque esponenzialmente più gonfia,
lo fa essenzialmente come business principale per vendere corsi, che ovviamente il vendere corsi in sé, vendere informazioni, non è assolutamente illegale, non c'è nessuna truffa a riguardo, è il come si vendono che lascia un po' a desiderare. Tuttavia, ragazzi, io sono qui per insegnarvi veramente come difendervi da queste, appunto, da questi episodi, da queste esperienze che alla fine sono negative, sì, però ti fanno crescere. È successo anche a me con gli americani, ragazzi, cioè in America arriva tutto prima rispetto all'Italia, che in verità sono stati scoperti che avevano falsificato i dashboard, studenti falsi, cose del genere. Ragazzi, è normale, è normalissimo, cioè succede in America da anni, però quello che possiamo fare è comunque prevenire, cioè basta che facciamo una ricerca in giro, vediamo esattamente quello che fa, quello che ha fatto, se ci sono recensioni, cose del genere, e comunque un minimo e ce ne accorgiamo. Poi molte persone hanno la capacità di percepire esattamente la persona, perché fa quelle cose, se veramente ne sa, ok? Ora, chiudiamo un po' questo discorso dei, comunque, dei guru e mentor in generale. Torniamo al discorso del perché scegliere un guru o un mentore o comunque una guida per farsi seguire, comunque per imparare qualcosa, ok? Perché oggigiorno, ragazzi, quello che conta non è più l'università, essere professori di qualcosa, avere delle lauree o degli attestati o cose del genere. Ormai non conta più, siamo in una nuova epoca, ok? Prima ve lo mettete in testa e meglio è per voi, per te soprattutto in particolare, perché semplicemente adesso conta saper fare le cose veramente, ok? Se un professore, per esempio, arriva e ha una laurea, cioè ovviamente è un professore, quindi è un esperto di marketing, ok, io mi aspetto quel professore, gli metto in mano Facebook Business Manager, gli metto in mano Instagram, gli metto in mano tutti i social media, perché adesso, ragazzi, è la fonte numero uno di traffico mondiale per quanto riguarda le vendite, l'e-commerce, tutto, cioè tutta l'economia, qualsiasi prodotto digitale, corsi, qualsiasi cosa ormai si vende online tramite social media. Cioè io mi aspetto, essendo lui un professore, magari un professore da anni, mi aspetto che lui sappia fare tutto. E vi assicuro al 100%, voi prendete qualsiasi professore in Italia che ovviamente insegna da non so quanti anni, 20, 30, comunque anche 10, e l'unica cosa che saprà fare è ripeterti quel libro magari scritto da lui, che essenzialmente, cioè, ripete le stesse cose anno dopo anno, le stesse cose che poi andavano, magari erano informazioni utili tipo 30 anni fa, ok? Ancora si studia le strategie Oceano Blu o cose del genere, che sì, in linea di massima vanno bene, però ragazzi, viviamo nel 2020 dove praticamente ogni 3-6 mesi si stravolge il mondo, cioè talmente veloce il mondo, la tecnologia, i social media, l'e-commerce, il business online, talmente c'è un'evoluzione che non smette mai di veramente di crescere, ok? Proprio questa evoluzione crescente che va, continua, modifiche, test di Facebook, cambia Instagram, ragazzi, un casino. Non è possibile proprio materialmente che un professore, una persona che non faccia quel lavoro, quindi che non, per esempio, vende online tramite Shopify, in dropshipping o private label, utilizzi Facebook tutti i giorni, Instagram influencer, non sappia come contattarli, o TikTok non è aggiornato, cioè TikTok è nato da qualche mese e già ha stravolto il mondo, ragazzi. Vi rendete conto quanto è diverso il mondo rispetto a qualche anno fa? Cioè, completamente stravolto, e sarà sempre peggio e meglio per chi ovviamente saprà cogliere queste opportunità nuove che ogni sei mesi nascono, e peggio sarà per chi non sarà in grado di adattarsi, per chi rimarrà indietro, per chi non adotterà il cambiamento che sta avvenendo e che avverrà sempre di più, ragazzi. Quindi
Io spero con tutto il cuore che questo video vi abbia motivato alla grande, vi abbia fatto capire veramente come funzionano le cose e perché avete bisogno di un mentore. Semplicemente, ragazzi, andate da qualsiasi persona e andate a parlare. Intanto dovrebbe almeno rispondervi se voi volete selezionare un mentore, una persona che vi segua. Se, già che non vi risponde, già non è che partiamo benissimo, eh? Già che magari per lo dovete rincorrere, non si sa che fa, dove sta, cose del genere, già là partiamo male. Tuttavia, il motivo principale per il quale voi dovreste essere seguiti è per imparare, ok? Imparare un business online, imparare a guadagnare online, per guadagnare online essendo indipendenti da qualsiasi posizione geografica e da qualsiasi, soprattutto, lavoro che vi rende dipendenti. Ok, l'obiettivo è sempre l'indipendenza finanziaria e essere liberi, ok? Poi ovviamente scalando si può anche diventare ricchi e straricchi, però all'inizio focalizzatevi su essere liberi, poter viaggiare, poter vivere la vita come volete, da casa, senza dovervi impazzire dietro un lavoro che non vi piace o vivere con persone che non volete in un paese che non vi aggrada. Ragazzi, la libertà è lì, ve la potete prendere, quindi non mollate assolutamente mai. Io spero che questo video vi sia piaciuto e voglio prima di tutto che mi scrivi qua sotto nella sezione commenti come scegli esattamente i mentors e perché dovresti scegliere un mentor. Voglio vedere se hai capito e se hai qualche domanda in generale me la scrivi sempre giù nei commenti, andrò a rispondere personalmente a qualsiasi tua domanda. Ricordati di iscriverti al canale, mettere mi piace e di guardarti il prossimo video che metto qui alla mia sinistra che ti sarà utilissimo. Ci vediamo al prossimo video, ovvero questo qui a sinistra.